Eccoci nuovamente collegati in diretta per questa ultima puntata di su Instagram per Musical It, dove dobbiamo collegarci con il regista, autore, produttore, direttore del Teatro Sistina di Roma, Massimo Romeo Piparo. Speriamo di riuscirci perché avevamo qualche problema tecnico poco fa. Allora, devo sempre aspettare che Massimo chieda di entrare in diretta con noi, perché non ho altro sistema per collegarmi con lui. La diretta di Instagram, come saprete in molti di voi, funziona in questo modo. Ecco, allora vedo che Massimo è collegato, quindi se adesso lui ci chiede di entrare in diretta non ci sono più problemi. Se invece questo invito non arriva, io non so proprio come fare per fare questa diretta di oggi. Allora, vediamo un attimo che succede, diamoci ancora qualche minuto di tempo, perché mi spiacerebbe proprio se che su questo ultimo appuntamento ci fossero dei problemi. Ecco, stavo per chiamarti io. Ciao, eccoci. No, non è su quello, dovrebbe apparirti proprio sotto un invito, una scritta sotto che ti invita a entrare in diretta. Ah, no, devi essere sul telefono però, eh. Sì, devi vederlo sul telefono, non funziona sul computer, va bene, ok, ciao. Allora, forse abbiamo risolto il problema del collegamento, abbiamo capito da che cosa dipendeva questa cosa. Quindi adesso aspettiamo, stavamo dicendo che Massimo Romeo Piparo è anche direttore del Teatro Sistina di Roma, ma è famoso per tante regie di musical in tutti questi anni, a partire da Jesus Christ Superstar, che forse è, glielo chiederò comunque, il suo titolo più rappresentativo, credo. E un grande successo alcuni anni fa, pochi anni fa, con Mamma Mia, e quest'anno credo che fosse ancora in tour con The Full Monty, che non fosse ancora terminata la tournée di The Full Monty quando appunto i teatri sono stati costretti a chiudere da questa pandemia. E so che Massimo aveva anche dei progetti internazionali già partiti, forse con We Will Rock You, una grande produzione, anche quella all'estero, interrotta per il lockdown. Allora, aspettiamo sempre che Massimo riesca a collegarsi con noi. Allora, forse ci siamo. Forse ci siamo riusciti. Siamo in attesa, mi dice che è in attesa di collegarsi, per cui... Ma rimane in attesa di collegarsi, non so perché. Connessione, eccolo qua, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Ciao Massimo, buongiorno. Scusate, ma io non ho Instagram, non l'ho mai qui... Cioè, ero connesso dal computer qui dello studio, quindi pensavo di entrare... No, le dirette purtroppo non vanno sul computer. Non sono così pratico, scusate. Grazie di essere con noi. Stavo dicendo che tu avevi sicuramente The Full Monty ancora in tour quando è iniziato il lockdown, mi pare. Eravamo in piena replica della Sistina di Roma, mancava l'ultima settimana a Roma e poi ancora un mese. E poi anche all'estero. Sì, all'estero avevamo We Will Rock You, che è finito proprio una settimana prima del lockdown, quindi siamo proprio salvati, ma doveva ripartire a giugno. Tutto quello è saltato e ora stiamo un po' cercando di capire se si sposterà, anche perché avevo tutto una serie di cose internazionali, Sud America, Messico, però siamo ovunque la stessa situazione, forse anche peggio che da noi. E in We Will Rock You c'era... Anastasia, sì. Com'è nato questo incontro con questa cantante internazionale? Ma io da sempre, da quando ho pensato di fare We Will Rock, addirittura quando
qui a Londra subito mi esaltai a farlo e ho pensato che l'unica voce nera, diciamo, artista internazionale popolare fosse quella di Anastasia. Poi ovviamente il tempo è passato, quello spettacolo non è stato più disponibile per poterlo rappresentare in Italia e quando si è fatta l'opportunità di farlo all'estero ho subito ritirato fuori l'idea di ancora. Lei devo dire che l'ha accolta subito molto, molto volentieri perché ha capito che per un artista ormai che non era più diciamo sulla cresta nel suo settore della musica pop rock nazionale, l'idea di fare teatro poteva essere invece una bella svolta. E poi, vabbè, conoscendola sul campo, lei viene figlia di una madre che era attrice regista di teatro proprio di Ah, qua, quindi capito. aveva il teatro proprio nel suo DNA e non l'aveva mai potuto incontrare per il grande dispiacere quindi della madre. Invece così finalmente ha visto pure questo suo sogno. Infatti la madre è stata in Olanda con noi per Ah, capito. Senti, tu sei regista di musical, sei regista anche di prosa, per qualche titolo, autore televisivo, però credo di poter dire che la tua grande passione sia il teatro musicale, il musical, la commedia musicale. decisamente sì. Com'è nata questa passione? Ma guarda, io ho iniziato facendo l'attore già da Ah. abbastanza, sì, un po' un percorso iniziato sui banchi del liceo a 16 anni e poi diventato subito realtà professionale non appena mi sono diplomato. Suonavo musica, studiavo la musica, amavo tanto la musica, quindi per me il teatro musicale era mettere insieme le due mie passioni di quel momento, no? Quindi musica e teatro. Solo che da attore, cantante, sai, in quegli anni c'erano Saverio Marconi che faceva i primi esperimenti, ma non c'erano delle scuole, non c'era un modo di potersi cimentare da Certo. cantante di musica. E quindi l'unica cosa che ho potuto sperimentare era farlo dall'altro lato, quindi mettere i propri piedi un musical pionieristico, tutto in lingua inglese, che fu il primo Jesus Christ Superstar. E da lì poi ho capito che poteva essere forse la strada giusta per potermi cimentare con la mia passione senza avere la presunzione e l'ambizione di farlo da performer. Io, fra l'altro, prima, mentre aspettavamo di collegarci, ho detto che probabilmente Jesus Christ Superstar è il tuo titolo più rappresentativo. Dico bene, cioè infatti, poi ho visto che appunto c'è anche una candina dietro di te. Ma sai, è il titolo che mi ha accompagnato dagli esordi, mi ha continuato ad accompagnarmi anche adesso, quindi non posso che metterlo come il mio compagno di viaggio di questa lunga carriera ormai. È sempre un tipo, insomma, ho avuto anche modo di conoscere Tim Rice, tutto il cast del film, cioè è ovvio che per me Jesus Christ Certo. sarà sempre il mio titolo. Sì, perché appunto con la tua regia si è esibito praticamente tutto il cast principale del film fino a Ted Neely nelle ultime edizioni, no? Che è stato veramente per tutti un motivo in più per rivedere questo spettacolo. Bene, diciamo che la versione ultima con Ted, che poi ha riunito insieme anche Nelliman, Barry Denman e ancora prima ci fu Carl Anderson, è stata chiaramente una nostra vetta, forse, no? Della passione per questo titolo, cioè rivedere tutti insieme questi grandi attori. No, io ho iniziato a fare Jesus Christ studiando Neely e Carl Anderson, avercelo lì accanto e soprattutto con quella di umanità, di umiltà e di professionalità che ha sempre distribuito è stata veramente una grandissima esperienza, umana e professionale. Ne ho parlato anche qualche settimana fa quando ho avuto ospite Gian Piero Ingrassia che aveva partecipato a una edizione di Jesus Christ e ne ha un ottimo ricordo, naturalmente. Senti, invece negli ultimi anni qual è il titolo che più ti ha portato soddisfazione? Ne hai avuti tanti di grande successo, credo quello di maggior successo sia stato Mamma Mia, che ha avuto. Guarda, Massimo, sai, dire sceglierne uno si fa È sempre difficile.
però non me ne vogliano gli altri, anche perché io, chi lavora con me lo vede, insomma, li amo tutti e mi ci dedico a tutti in maniera assoluta e totale, insieme a tutto il mio... Non lasciamo niente in secondo piano. Per quanto mi riguarda, proprio da autore creativo, Billy Elliot è nel mio cuore per molto tempo ed è stato anche, diciamo, equiparato. Forse l'idea di lavorare con i bambini mi ha dato un'altra dimensione, quindi un rock e Billy Elliot sono due pezzi là, dietro per tanto tempo. Mamma mia, io sentivo, avevi messo la musichetta, Sì. sotto, e ogni volta che le senti, mia, ti dà, ecco, forse in questo momento ascoltare Mamma mia fa subito venire fuori gli occhi e sperare che, insomma, si possa tornare presto a saltare, ballare aggregati, vicini e uniti, non come È ci quello soprattutto ci manca. Quello ci fare. manca, ci manca. Poi ne parliamo comunque anche di questo. Hai parlato dei bambini, dei ragazzi di Elliot, School of Rock, alla Sistina. Tu sei a Sistina in questo momento, cioè questo. Ecco. Hai anche fondato un'accademia di musical praticamente. Guarda, sì, è un'accademia di spettacolo. Io dico ai nostri ragazzi, diciamo sempre quando diamo alla fine carta per ricordo, che noi non diplomiamo nessuno e che sono attestati di buona fortuna, nel senso che più che altro l'accademia ha uno scopo che è quello, forse, che non toccherebbe a noi, ma toccherebbe alla scuola, alla vera scuola, alla nostra istituzione. Quella di trasferire nelle giovani generazioni l'amore per questo settore, l'amore per questo, ma soprattutto nella speranza di creare spettatori appassionati. Io credo che i ragazzi che frequentano l'Accademia con una tale passione, con un tale amore, loro e dei loro genitori e delle famiglie, saranno per sempre dei nostri spettatori consapevoli. Quindi è un lavoro che noi facciamo soprattutto di aggregazione di passioni. Poi è ovvio, ci sono dei talenti strepitosi e noi abbiamo anche la fortuna, per questo citavo quegli spettacoli, di poterli subito far fare delle accanto a grandi professionisti per avere subito quella botta d'amore verso il palcoscenico di un certo tipo. Poi sai, studiare sul palco del Sistina, che quando io avevo la loro età guardavo da fuori come fosse il Colosseo, è chiaro che da tutti loro una spinta emotiva maggiore. Quindi noi proviamo così a trasferire a loro la nostra passione, di tutto il corpo degli insegnanti, performer che collaborano con l'Accademia, e devo dire che quest'opera di contagio sta avendo, ecco, contagio è una parola che ora non si può più usare Questo perché, periodo meglio di no, però. meglio di no, evoca delle brutte sensazioni, però ecco, di trasferimento di passione a loro sta avendo dei frutti, ecco, forse in questo momento è la cosa che mi manca di più. Parlato del Sistina, si pensa subito a Galinei e Giovannini. Tu hai già messo in scena e recuperato titoli importanti. Fra l'altro doveva andare in scena ancora Rugantino adesso, prima. Che poi è stato bloccato C'è qualche altro titolo di Granelli Giovannini che ti piacerebbe riportare in scena in futuro, nei prossimi anni? Guarda, il repertorio di Carolina Giovannini c'è un rischio in questo momento che una fascia di pubblico giovane cominci piano piano a non averne più la sensazione, il ricordo, no? Cioè, ovviamente ci sono i due titoli rappresentativi, Rugantino aggiungi un posto a tavola, che saranno i classici per sempre. Aggiungi un posto a tavola, chiesi di farlo anni fa, ma mi fu negato dagli aventi diritti. Purtroppo io ho tutto l'allestimento originale in deposito, Ah, certo. e nei costumi originali che non possiamo usare perché non abbiamo avuto i diritti di farlo. Mentre per Rugantino, per fortuna, c'era un bollettino della SIAE che attestava che il Sistina può fare Rugantino in qualunque momento, essendone stato il promotore iniziale. E quindi ecco, avrei fatto questi due titoli. Rugantino l'ho fatto e ho avuto pure l'onore e il piacere di portare sul palco un Rugantino originale, che Sì.
Montesano. Quest'anno avrei portato l'altro Rugantino vivente, che mi serve. Ci sono due Rugantini viventi dell'epoca di Gherinei. Quindi ecco, questa è un'opera che io faccio non per Piparo o per Insistina, ma lo faccio proprio per la memoria di Gherinei Giovannini. Però purtroppo sento che il resto del repertorio fatica a essere ormai attento al pubblico un po' più giovane. Senti, come hai passato questo lockdown tu? Come l'hai vissuto? Mi sono riposato tanto. Non avevo questa sensazione di riposo da anni, perché poi insomma, eravamo tutti un po' in un frullatore senza sosta, no? Tutti gli ambiti della società e dell'economia stavano correndo, 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 quindi questa grande fretta. Però questo è valso per il primo periodo, cioè i primi 15-20 giorni mi sono anche goduti. Dopo ha cominciato a prevalere un senso di vuoto, di grande vuoto, di grande preoccupazione per il futuro, preoccupazione che oggi non è una sensazione, ma è una preoccupazione. Come vedi tu il futuro del teatro in Italia adesso, dopo, non è ancora passata questa pandemia, questo è il fatto. Siamo in piena fase 1 noi, e la vedo male, la vedo male. Purtroppo non ho delle sensazioni così positive a breve scadenza. Credo che soprattutto io parlo, noi siamo il teatro privato, no? Quindi, un teatro che vive di botteghino, di vendita di biglietti, senza i quali noi non sopravviviamo. Per cui, secondo me, prima che la tornare a teatro con la serenità, con la voglia, l'afflato che aveva prima, per noi ci sarà almeno un anno faticare. Poi finché rimangono queste folli indicazioni che ci hanno dato per una. Queste dovrebbero essere valide fino a quando valido il decreto, cioè fino al 31 luglio, mi pare, per cui Sì, ma è un periodo anche un po'. 31 luglio per noi che facciamo teatro al chiuso. È quasi sì, infatti. Eravamo chiusi, ecco, non posso fare l'accademia. Questo mi dispiace perché le norme non ce lo consentono. Invece d'estate avremmo volentieri dato vita all'accademia. Invece io sono già preoccupato per l'attività che deve ripartire a settembre. Al momento io sono. L'importante è tenere vivo il problema con chi se ne deve occupare, perché non Guarda, abbiamo la forza del calcio, no? Quindi, ecco. io ho appena lanciato ad colleghi che gestiscono sale prestigiose per l'Italia l'idea di fondare un'associazione che guarda, ti mostro proprio in anteprima, è nata, no, in anteprima, insomma, è proprio roba di questi giorni. Abbiamo fatto nascere l'ATP, che è un'associazione dei teatri italiani privati, con cui stiamo cercando di far capire a chi sta gestendo questa fase delicata che probabilmente dovrebbero conoscere di più il lavoro che facciamo. E questa sensazione non c'è. No. In questo momento di grande crisi sta avvenendo proprio molto forte fuori allo scoperto questo fatto. Non sanno realmente, non è cattiveria, non è che ce l'hanno con noi, è che proprio non sanno. No, è proprio sì, mancanza di conoscenza Perché del. noi ancora in Italia abbiamo un ministro che si deve occupare dei bagnini, dei camerieri dei ristoranti, dei performer di musical o dei cantanti d'opera lirica, dei musicisti. Cioè, è un settore che mischia insieme delle realtà così diverse Lo che so. in questo. Comunque, vedo che anche all'estero non sono messi meglio dal punto di vista della previsione, perché anche Cameron Mackintosh ha detto che secondo lui prima dell'anno prossimo non se ne parla di poter ricominciare ad andare in scena neanche nel West End, insomma. Ma sai perché loro l'hanno messa a fuoco subito? Perché sono industria. E come tutte le industrie lavorano sui piani industriali, hanno capito che febbraio, marzo, 20. Parla. Noi ancora parliamo di aprire teatri. Il 15 giugno, sì, vabbè, questo è stato un. No, ma perché pensiamo al teatro pubblico, no? Ai teatri d'opera, alle fondazioni sinfoniche che già ricevono delle grandissime quantità di fondi pubblici. Per cui la mia domanda è se il Rigoletto fatto a Villa Borghese quest'estate non dovesse coprire i costi, chi glieli copre i costi? Certo. E Questo sì. questo purtroppo all'estero invece l'hanno messo a fuoco, sanno bene che non.
non ci sarà l'economia che potrà mantenere una riapertura così come era prima. Sì, perché poi comunque anche riuscire a riportare il pubblico che può essere spaventato, e quindi già c'è anche quello, quel problema, secondo me. Guarda, noi abbiamo due grandi epidemie, quella sanitaria vera, che potrebbe anche affievolirsi ed estinguersi, ma poi c'è l'epidemia psicologica ed economica che noi dovremo affrontare. Sì. E le persone, sai, andare dal parrucchiere, se ti, hai la ricrescita grigia, non è un problema mio, però dal parrucchiere hai bisogno di andare, e in vacanza hai bisogno di andare. Io spero che abbiano pure bisogno di andare a teatro, cosa di cui, insomma, non è che sono così convinto. Senti, c'è già qualche progetto che puoi anticiparci o è tutto ancora top secret? No, guarda, non è né top secret, né sono scaramantico, è Nel proprio. futuro, diciamo, io non dico in quella. Ma guarda, sì, no, nel futuro io all'orizzonte ho l'idea di fare, non l'idea, era anche abbastanza. Creta, in programma c'era una nuova versione di Cats, ovviamente nel board di Moulin Rouge per chissà quando, ma insomma quello è il Ho percorso. avuto il piacere di vederlo a Broadway. C'è Strictly Ballroom, che è uno spettacolo con Sì. Baz Luhrmann che ho coproprodotto nel West Ah, End. il West End, sì, l'avevo. Stavamo partendo con UK Tour, col tour del Regno Unito, ma non, anche quello si è fermato ed è un titolo che vorrei anche fare in Italia, volevo fare in Italia. Ora l'unica cosa che so per certa è che quando si ripartirà, sento che la resurrezione di Jesus Christ Superstar sarà per forza il primo passo che faremo. Ancora con Ted? Nili? Lui è già valigia pronta, sta lì nel lockdown pronto quando lo liberano a venire. È ovvio che in base a quando sarà, quanto tempo passerà, perché sai, Ted poi insomma, per quanto sia ancora strepitosamente in forma. Voce eccezionale, certo, infatti. Infatti. Ovviamente c'è Mamma Mia pure, la ripresa di Mamma Mia che doveva essere in pista quest'estate del Ah, 2020. dovevi fare l'estiva? Sì, noi dovevamo ripartire con l'estiva 2020 e poi tutto l'autunno, inverno 2021 e ovviamente è come minimo rinviata di un anno, cioè all'estate 2021. Vedo che tutti stanno passando all'anno prossimo, insomma, quindi. Sarà inevitabile, purtroppo, e lo Tu dico. devi occuparti poi anche della stagione, tutta la stagione del Sistina, quindi anche quello sarà un grosso problema, immagino. No, ma non c'è stagione, non ci sarà. Stiamo lì con i motori pronti a partire, ma si capirà un mese per l'altro, non più di un mese prima. Come fai oggi a programmare ottobre-novembre? O a ottobre, se stanno ancora aperti e liberati, come fai a programmare? È ovvio che dovremo programmare marzo, no? Quindi. Sì, io ho visto che qualche compagnia ha spostato già su ottobre-novembre gli spettacoli saltati, però ovviamente è così un po' un terno all'otto in questo Ma momento. che, come si dice in questi casi, spero vivamente di sbagliarmi. Cioè, questo è uno dei casi in cui Sì, no, davvero. vorrei Mettiamoci fortemente. adesso con qualcosa di positivo, nel senso con un pensiero positivo che comunque prima o poi il teatro tornerà a vivere anche in Italia. Ai massimi livelli, per forza, cioè, no? No, ma io sono convinto, tornerà tutto. Ti eri bloccato. Eh sì, la batteria scarica perché non ero preparato a farla col telefono, però ho il caricabatterie pronto. Torneremo. Il problema è quando, ma che torneremo e che il teatro tornerà a vivere, non c'è dubbio. Lo fa dal tempo dei greci, non credo che ci fermiamo Infatti. per un virus. Va bene, io ti ringrazio. Se tu hai qualcosa da aggiungere, volentieri, ti lascio ovviamente spazio libero. No, guarda, grazie, è stata una bellissima chiacchierata. Certo, magari in altre giorni avremmo potuto parlare di musical, fatti, pensati, sperati. Abbiamo parlato solo purtroppo di cose No, tristi. non No, solo, dai.
rivissuto un Ripeto po' che è dei ovvio titoli che importanti. io voglio essere onesto e realista, poi è ovvio che sono il primo a dire noi siamo pronti, il palcoscenico è qui, in una settimana rimettiamo in piedi tutti e riparte, ma non dipende da noi, non è in mano nostra il destino. Quindi mi dispiace per tutti i grandi lavoratori del settore, io sono uno di quelli che sta anticipando di tasca la cassa integrazione perché se no rimanevano anche senza i dipendenti. Cassa Quello è un integrazione, altro ma grosso problema. in cui dobbiamo tutti tenere i denti stretti e sperare di farcela passare il guado. Infatti. Massimo, grazie mille per questa chiacchierata e ci Grazie. risentiremo sicuramente quando tutto sarà ripartito. Va bene? Quando i fatti mi daranno torto. Esatto, Voglio esatto. essere. Voglio essere il primo a venire qui a dire mi ero sbagliato. Benissimo, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e tutti coloro che mi hanno seguito anche nelle 9 puntate precedenti e torneremo prima o poi anche con questa rubrica. Grazie mille. Ciao ciao.